Ciao a tutti ragazzi, sono Ildan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su Bloons Tower Defender Battles. Visto che me lo richiedete in tanti ragazzi, sta piacendo anche a me questo gioco sinceramente. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi se non l'avete fatto, di lasciare un pollicione, commentare, condividere e lasciare un bel hashtag palloncini, visto che vi è piaciuto più l'hashtag palloncini che Bloons. Quindi se volete in cuore un bel hashtag palloncini. Bene ragazzi, io in questi giorni, penso che sia passata una settimana perché non sto più capendo niente dei giorni, ho farmato tantissimo, in questo momento ho 1232 medaglie, non sono nulla, però in confronto a 50-30 di una settimana fa, penso che sono abbastanza. Intanto ragazzi, prendiamoci la povertà, questa ruota della povertà, vediamo un po' che cosa ci esce. Dai, un cinquantino, su, dai, fammi contento, su. Dai, anche perché fa freddo, raga, fa un freddo cane. Io sto pure con il giacchetto di pecora tra un po'. Ok, abbiamo preso 30 medaglie, non sono per niente male. Bene ragazzi, abbiamo trovato subito, una botta. Quindi manco se taglio in questo modo. Allora, quindi non abbiamo l'acqua. No, voglio skippare, voglio l'acqua. Voglio provare sto cavolo di sottomarino che mi avete detto che al 3 è abbastanza forte. Quindi mettiamo il ninja, che ormai, il ninja mago ormai che non li sostituirò mai. Ah, ho preso anche l'ingegnere, però è ancora a livello 2, quindi penso che aspetterò almeno al 3. Ho anche uppato l'elicottero. Ho uppato le scimmie normali. E penso basta. Sì, però non mi ricordo tutto ragazzi, però sicuramente questi sono. Oddio, l'elicottero così? Vabbè, ha deciso lui, ma prendo l'elicottero. Allora, partiamo da dove partono qua, mi pare, vero? Come mette qua la scimmia? Sì, se si può mettere là. Io questa non me la ricordo come si fa, sinceramente. E quindi vado a caso, ragazzi, perché ci sono ancora mappe che ancora non l'ho fatte. Sinceramente. E quindi visto che il nostro caro, la nostra cara scimmietta è bella posizionata bene, possiamo anche spammare un po' di palloncini. E sinceramente mi avete consigliato tanti di quelle tattiche ragazzi che non mi entrano in testa, devo essere sincero, non mi entrano in testa. E quindi farò come mi capita sinceramente, perché ormai mi vengono automatiche le strategie e penso sia una cosa normale. Intanto il nostro avversario ce la sta prendendo di santa ragione. Quindi io continuo a spammare. No vabbè, ma adesso ce la fa, mo si è recuperato. E che cazzo ha fatto? Bene, abbiamo un avversario che la finisce come interessante, quindi mi conviene metterlo anche io, perché non so quanto mi convenga non metterlo. Intanto potenziamo la scimmia. Sì, lasciamolo così per ora. Anzi, aspetto che mi danno qualche cosa, in modo tale che faccia così. E intanto possiamo buttare un po' di palloncini. Molti di voi mi ha consigliato di buttare quelli verdi, che sinceramente mi piacciono parecchio quelli verdi, per il motivo che li butta instant proprio. Ma proprio instant, ragazzi. Riesco a salire molto velocemente rispetto alle rosa, questi qua da $42. Quindi preferisco buttare questi. Madonna, cioè, c'ha quattro maghi. Cioè, io questo non lo butto giù, raga. Questo ormai. Questo non lo butto più giù, eh. Cioè, c'ha 5 maghi. 5 maghi a fuoco. Come cacchio ha fatto? No, mo me lo dovete dire voi, ragazzi. Come ha fatto questo uomo a fare 5 maghi? No, ma adesso sono 6 maghi a fuoco, così, con un attimo. No, me lo dovete spiegare, raga, perché non è possibile. Cioè, veramente, come cavolo ha fatto? No, c'è qualche trucco, raga, ma che sicuramente. Cioè, guardalo! Come fa? No, ci sto rimanendo malissimo, ragazzi, ci sto veramente rimanendo malissimo. Come fa ad avere tutti quei maghi? Guardate, lo sta potenziando. Ma come fa?
No, no, c'è qualcosa, ragazzi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ecco, mi sa che sta a buttare. Sì, buongiorno. Sì, vabbè. Ciao. Ciao, Ildan. Ciao. No, veramente. Ma come ha fatto a buttare tutti questi maghi? Così. Non lo so, ragazzi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Cioè, ci sono rimasto malissimo. Vabbè, non si può sempre vincere, quindi passiamo al prossimo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Abbiamo ritrovato un altro player, per fortuna. Anche subito, sinceramente, manco. Non abbiamo aspettato tantissimo. Allora, riprendiamo questo sottomarino, vediamo se riusciamo a farcela. Allora, il ciucciapalle non lo vediamo, però il Superman tanto non lo utilizzerò mai, raga, perché è veramente costoso. Cioè, per me non mi piace, sinceramente. Mettiamolo adesso, subito, immediatamente, questo bel sottomarino. Proprio una roba da subito. Anche il nostro avversario l'ha messo subito, infatti per ora va benissimo così. Allora, non ci ha dato subito i palloncini, ovviamente, perché abbiamo potenziato in un modo esagerato, molto velocemente. Intanto possiamo cominciare a spammare. Spammiamo. Spam. Però non ce la fa, eh. Ma ce la fa tranquillo. Ce la fa tranquillo, il mio, tranquillamente. E il nostro avversario, che lo vedo un po' in difficoltà, sinceramente. Sì, fa benissimo il sottomarino. Ce la fa tranquillamente. Ecco, l'ha potenziato. Infatti lo vorrei potenziare anch'io, così per un po' di tempo userò solo il sottomarino e aumento un po' di dollaroni. Infatti adesso lo farò. Ecco, dai, aperto. Perfetto, adesso per un periodo di tempo sto bene senza niente, senza mettere altro. Allora, continuiamo la nostra corsa, che sinceramente è molto lenta, veramente molto molto lenta. Io questi palloncini rosa, non lo so, continuano a non piacermi, ragazzi, perché ci mette troppo tempo a entrare, sinceramente ci mettono veramente troppo tempo. Non so, non mi piace, forse perché a me piacciono quei tipi di palloncini molto veloci e diretti, quindi boh, non lo so. Io continuerò sempre a fare come mi avete consigliato, ragazzi, perché ovviamente voi siete molto più esperti di me, ma non lo so, non mi sta piacendo più di buttare i palloncini viola in questo momento, tranne quelli da 90 dollari, perché quelli veramente, ragazzi, aumenti che è una bomba, cioè una botta, arrivi su. Allora, il nostro avversario ha messo anche il mago, quanto pare non ce la faceva. Io sinceramente non mi sento sicuro, devo essere sincero, non mi sento sicuro. In effetti, eccolo qui. Converrebbe mettere qualcosa, quindi metterò un bel maghino qua, proprio dritto qua. Perché ragazzi, non mi fido veramente, non mi fido proprio. Quindi metterò anch'io un bel mago. Farmiamo quelli gialli, ti danno 3 dollari. Non ricordo se quei gialli entrano subito, tranquillamente. Per questo a me piacciono più i palloncini che entrano subito, ragazzi, perché devo avere lo spazio libero per poter spammare a go go, perché quelli rosa ci mettono troppo. Forse sarà una cosa che sbaglio io, sinceramente. Forse è meglio aspettare, avere quei palloncini che vanno a rilento, oppure è meglio fare una cosa veloce, oppure ci sono tattiche apposta per queste cose. Non lo so, ragazzi, sinceramente. Forse sarà una preferenza. Fatemelo sapere. Oh, posso spammare anche quest'altri. Anzi, questi qua di viola non ci ho fatto mai caso. In effetti vanno via come un amore. Infatti mi piacciono anche per quelli anche. Quindi già siamo a 600 dollari. Al round 12, ragazzi. Ma stiamo diventando molto più veloci. Molto più veloci. Io sinceramente vorrei aspettare, però mi sa che qua non ne la faccio. Quindi Lightning Bolt per forza. Ne ho veramente bisogno in questo momento. Posso continuare così, sinceramente? Posso andare avanti, posso spammare? Sì, continuiamo così. Penso che vada bene, al momento vada bene. Io sinceramente vorrei arrivare a 700 e accumulare un po' di dollari. Ecco, siamo arrivati. Un po' di dollari, sinceramente, perché vorrei provare a fare quella tattica che mi avete consigliato.
o meglio provare se funziona, anche se io continuerei con la mia tattica, perché quella veramente non mi ha mai abbandonato, sinceramente, e sinceramente converrebbe mettere qualcos'altro. Anzi, sinceramente, ancora potenzierei il mago, che con una botta se li fa tutti da solo, cioè OP il mago, ragazzi, OP veramente. Io l'ho sempre detto fin dall'inizio, questo mago è veramente OP. E sinceramente, se non ricordo male, mi avete consigliato di usare il Regen. Quindi noi vediamo un attimo, aspettiamo un po' di dollari, vediamo se... Sì, va bene, bravo, sei in grande anche tu, bravissimo. Allora, aspettiamo un pochino, magari arriviamo a 5.000, tanto ci arriva un Barty e Doc, ci arriva. E il nostro mago fa tutto da solo, guardatelo, non ha bisogno di aiuto, proprio di niente, quindi sì, potremmo, anzi no, veramente qua l'aiuto, no, non gli serve, tanto. Sta tranquillo, tranquillo, sì, padranzollo, sì, padranzollo, e mi sono scordato di Regen, mannaggia a me, vedi, a parlare, mi scordo di Regen. Vabbè, io intanto posso anche aspettare volendo. Sì, ma ragazzi, a sto punto aspettiamo. A questo punto usiamo la nostra tattica. La mia tattica, sinceramente, è quella che mi piace di più al momento. E ho 7.000 dollari, ragazzi. 7.000 dollari. Aspettiamo round 20. Tanto ormai siamo arrivati fin qui. Continuiamo con la nostra didattica. Cioè, veramente. Anzi, ce ne butto pure 3. Ce ne butto, raga. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma buttiamocene 3. Dai, vai, voglio vedere che cosa fa il nostro avversario, come se la cava. Allora, possiamo anche buttare questa, per velocizzare. Anche se secondo me faccio una cavolata, perché converrebbe utilizzarlo quando escono quelli blu. Parere mio, sinceramente. Vediamo che cosa fa, anche se io sto nella caccolina, servirebbe un altro aiutino. Anzi, sì, servirebbe un altro aiutino, anche se l'ho messo male, però vabbè. Va benissimo, l'ho dovuto fare al volo, però penso che questa la vinco. La vinco, no, la vinco. Sicuramente la vinco, ragazzi. Facciamo così, vediamo. E mi sa di sì, e mi sa di sì. I palloncini blu stanno per arrivare, stanno per arrivare, e quindi questa è vinta. Non c'è niente da fare, ragazzi, la mia tattica, questa qui, penso che molti li useranno, o meglio, la usano. Però questa qua è l'unica tattica che io riesco a vincere veramente, veramente, molto tranquillamente. Quindi ragazzi, queste erano le due partite. Ho provato a fare le vostre tattiche con palloncini ferro, palloncini arcobaleno, con Regen. Cioè, ragazzi, sinceramente non mi esce, forse perché questa mi è più comoda e molto più... Non lo so, forse perché mi piace, non lo so, ragazzi, non me lo chiedete perché, ma riesco benissimo a fare questo. Però proverò a continuare a fare, a vedere se riesco anche a migliorare con le vostre tattiche, perché molte, ho visto molte tattiche molto più veloci di queste, sinceramente, quindi vorrei migliorare su questo fatto. Quindi ragazzi, detto tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.